Ciao amici, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi torna un video che mi è sempre piaciuto un sacco girare e non lo faccio da tantissimo, che è il video dei prodottini finiti. Quindi vi mostro, li ho messi tutti in questa scatola, dei prodotti che ho terminato nell'ultimo tempo, ne parliamo insieme, vi dico cosa ne penso e voi mi fate sapere la vostra nei commenti. Partiamo subito dal mio struccante, questo qua preferito, che è lo struccante di L'Oreal Occhi Waterproof, trucco a lunga tenuta. È uno di quelli che mi piace di più perché strucca veramente tutto. Difatti è uno struccante appunto per anche trucco waterproof, quindi ha la parte acquosa e la parte oleosa. Voi dovete miscelarlo prima dell'utilizzo, io ne metto un pochino nel dischetto e poi mi vado a pulire. Veramente pulisce pulisce tutto. Fatemi sapere se vorreste un video un pochino più nello specifico della mia skincare serale barra metodo di struccaggio. E niente, mi piace molto. L'unica pecca è che se metto molto mascara e quindi devo insistere per toglierlo, mi danno un po' fastidio dopo gli occhi. Però credo sia più il problema del fatto che io ho gli occhi molto sensibili e quindi un po' di mascara mi entra nell'occhio mentre mi strucco e mi dia fastidio che lo struccante in sé. Ho anche un secondo struccante che è questo qui di Sien, che mi aveva preso mamma al Lidl per provarlo. A me piace provare sempre prodotti nuovi. Anche questo qua è un eye makeup remover waterproof e questo qua è indicato, dice, anche per occhi e ciglia, senza microplastiche all'interno, vegano. Qualità prezzo ottima, non è ai livelli secondo me dell'altro, però strucca abbastanza bene. Lo ricomprerei? No, ma perché mi piace provare nuovi prodotti e non mi è rimasto nel cuore, però sinceramente gli do il mio 7,5 su 10. Prossimo prodottino è questa acqua profumata. Questa qui è l'acqua idratante per il corpo al muschio di Bottega Verde. Mi è piaciuta da impazzire, si sente ancora l'odore, è proprio un'acqua profumata per il corpo che sa veramente di fresco e di pulito. Ve la straconsiglio, rimane a lungo sul corpo. Io la tenevo nella borsa da palestra da mettermi appunto dopo palestra, dopo aver fatto la doccia per profumare tutto il giorno. La cosa appunto che mi piace è che dà proprio questa sensazione di freschezza e di pulito, veramente super mega consigliata. Andiamo avanti con prendiamo prima la parte corpo, facciamo così skincare. Bionic Bionic Defense Hydra, questa è una crema idratante ricca, la trovate sia nella versione per pelli un pochino più grasse e per la versione pelli secche, che è quella ricca, che è quella che ho preso io, perché come sapete tendenzialmente, soprattutto in inverno, ho la pelle molto secca. È una crema che, come tutti i prodotti Bioniche, è senza nickel, senza conservanti, profumazioni particolari, eccetera, quindi adattissima a pelli sensibili, super sensibili, anche a pelli molto molto giovani. E mi piace molto, è una classica crema idratante base. Sapete che a me piace un sacco lavorare con i sieri e i tonici, in particolar modo i sieri, e poi utilizzare una crema idratante mattina e sera. Se cercate una classica crema che vi idrati, non vi dia quella sensazione di unto, ma vi faccia sentire appunto rimpolpate, questa fa al caso vostro. 9 su 10, mi piace tantissimo. Questo qua è invece il deodorante di Dermacare Deo Gel, è un deodorante in gel che ho utilizzato sempre in palestra, quindi lo tenevo lì. È roll-on, mi piace molto la freschezza che lascia, ha un buon profumo di fresco, di pulito ed è quello che ricerco in un deodorante, mi piace proprio quell'odore lì di fresco, di pulito, infatti di solito scelgo profumazioni tipo muschio, lavanda, quelle cose un po' così. E non mi dispiace, però sinceramente gli do un voto tipo 7 su 10 perché ha una resistenza. Secondo me ci sono molti deodoranti che resistono molto di più, quindi sì, è buono, però secondo me è una persona magari che ha un'ipersudorazione o tende ad avere degli odori un pochino eccessivi,
non lo consiglierei. Molto pratico per il roll-on, li preferisco che quelli spray, non lascia aloni, non lascia macchie, buonissima profumazione, ma insomma ce ne sono di quelli che resistono per più tempo. Poi andiamo avanti con questo campioncino che ho finito del Foaming Cleanser Gel Mousse di CeraVe. Meraviglioso, io adoro follemente i prodotti di CeraVe e ho avuto modo anche di provare questo qua, il cleanser gel in mousse. Mi piacciono tantissimi i prodotti di CeraVe perché sono adattissimi a qualsiasi tipo di pelle, anche pelli non solo sensibili ma anche con problematiche tipo pelli a tendenza acneica. CeraVe ha una gamma completa di tutti i loro prodotti, sia detergenti, idratanti, sia adatti a pelli secche, sia adatti a pelli grasse, sia adatte a pelle a tendenza acneica. Sono tutti dei prodotti che vi puliscono perfettamente perché, raga, non è scontato, e questo detergente vi fa sentire proprio pulite, fresche, ma nello stesso tempo la pelle non tira, anzi è super idratata, è una bellissima sensazione, non brucia gli occhi, fantastico, 10 su 10, lo continuerò a ricomprare, utilizzo quotidianamente il detergente CeraVe e alterno quello per pelli secche a quello per pelle a tendenza acneica, non che io abbia la pelle a tendenza acneica, ma all'interno contiene niacinamide che è perfetta come antimacchia, antiimperfezioni, quindi secondo me per una pelle come la mia non ha tendenza acneica può essere molto utile da alternare ad altri tipi di detergenti. Terminiamo con questa super mega bomba, eccolo qua, questo è il QPA niacinamide, un tonico, io l'ho preso su Amazon, vi lascio giù nell'info box il mio link con tutti i miei social, tra cui anche il link di Amazon per andare a prendere tutti i prodottini direttamente dal mio link. E questo qua è un tonico a base di niacinamide, come vi spiegavo prima la niacinamide è una vitamina B o vitamina PP, detta anche così, è un ottimo prodotto che viene utilizzato appunto nella skin care, che ha effetti anti-età in quanto è un antiossidante spettacolare, è un antimacchia, antiimperfezioni, lenisce la pelle anche perché va ad aiutare lo sviluppo di ceramidi, che sono appunto dei prodotti che abbiamo nel viso, delle componenti del nostro viso che vanno a tenere la pelle in buono stato. Quindi la niacinamide è un prodotto che io vi consiglio di utilizzare quotidianamente nella vostra skincare. Questo tonico l'ho adorato, mi ha migliorato nettamente la grana della pelle, i pori sono diminuiti tantissimo, infatti la niacinamide secondo diversi studi va anche ad agire proprio sui pori dilatati, li va proprio a rimpicciolire. E raga, io ne sono la prova, su di me funziona benissimo e mi ha migliorato proprio tutta la grana della pelle, molte meno imperfezioni da quando l'ho inserita nella mia skincare quotidiana, una meraviglia. Passiamo quindi al settore make-up, perché ho anche qualche prodottino make-up terminato. Iniziamo da un prodotto che non mi ha particolarmente colpito, anzi direi per niente, che è questo qua, è il fondotinta di Makeup Revolution, io ce l'ho nella tonalità F6, questo qua in stick, si chiama Fast Base Stick Foundation, è un fondotinta, io l'ho finito tutto perché come sapete cerco sempre di trovare il modo di utilizzare i prodotti perché odio gli sprechi, però questo è un fondotinta appunto in stick, è super mega coprente ma è super mega oleoso, rimane lucido sulla pelle, dà proprio effetto pelle grassa, non mi piace per niente, stra sconsigliato sia per una pelle secca sia per una pelle grassa, proprio neanche da guardare, vi mette proprio in evidenza pori, punti neri, imperfezioni, qualsiasi cosa avete sulla pelle, quindi per me è un grande no. Passiamo invece a tutta una carrellata di correttori e partiamo da questa bomba che mi ha fatto scoprire una mia amica Leti, ciao Leti, che è l'infallibile More Than Concealer di L'Oreal. Io l'ho preso nella colorazione 329 cashew, anche questo lo trovate tutto nella mia vetrina Amazon, a parte il pennellone che è gigantesco, a me piace tantissimo, lo utilizzavo per le occhiaie, fantastico, ha una coprenza eccezionale, super cremoso, non va nelle pieghette, dura tantissimo, coprenza medio-alta stratificabile, l'ho amato, sicuramente lo ricomprerò, questo veramente è un 10 su 10, adorato follemente. Mi è piaciuto anche molto il Wet n Wild, ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, infatti come vedete ne ho
consumati ben due. Colorazione che, oddio, utilizzo io è la Medium Tawny. Questo è appunto il Photo Focus. Lo uso principalmente, ma cosa sto facendo con questi correttori? Per correggere l'occhiaia, infatti non è troppo chiaro, di conseguenza non mi va troppo a illuminare, però mi piace molto perché ha una coprenza media, modulabile, molto meno coprente dell'Infallible di L'Oreal, però comunque rimane leggero, è sì cremoso, ha una formula più sottile rispetto a questo di L'Oreal. Io preferisco le formule un pochino più stratificate in realtà, però anche questo mi piace molto da tutti i giorni, perché crea proprio uno strato impercettibile da quella classica, quel classico effetto seconda pelle make-up non make-up che è sempre molto apprezzato. Passiamo poi al correttore di Astra, questo è il Long Stay Concealer, ha dentro anche già l'SPF. Io lo utilizzo nella colorazione 03C, questo lo usavo proprio per illuminare perché invece è un pochino più chiaro rispetto al mio incarnato. Effetto illuminante top, coprenza secondo me è bassa, non va particolarmente nelle pieghe o cose del genere, una durata media, però mi piace un sacco per illuminare proprio perché ha un effetto super mega luminoso, proprio mi illuminava molto bene lo sguardo, per questo mi piaceva molto anche da mettere nella zona T per illuminare i punti luce. Lo utilizzerei per illuminare, non per correggere. Infine lui, il Revolution Conceal and Define, colorazione C9.2, non male, nel senso che ha una coprenza media alta e un pochino più spesso, un po' come l'Infallible di L'Oreal, per questo mi piace. Picchiettatelo bene, dura meno dell'Oreal, però comunque per il prezzo che ha ci sta, nel senso, tra i due preferisco sicuramente l'Oreal, questo gli darei un 7,5 su 10, non è da buttare come concealer da tutti i giorni, così ci può stare, non è male. Infine, ultimo prodottino è lui, è il Get Big Lashes Mascara Volume Boost di Essence. Allora, partiamo dallo scovolino. Scovolino ciccione, come piace a me. Prende bene tutte le ciglia. Questo mi piace. Ha un buon effetto volumizzante, non troppo allungante. Non fa grumi, ma personalmente non è un bocciato, gli do tipo un sì, 7,5 anche qua su 10, quindi non mi è entusiasmata, ma comunque lo utilizzerei, lo ricomprerei? No, perché ci sono altri mascara che preferisco. Essence, il migliore secondo me in assoluto, rimane il Lash Princess, quello con la scritta verde, però comunque non è male, quindi comunque non lo bocciamo. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollice in su, un commentino, iscrivetevi al canale e andate a iscrivermi in tutti gli altri social. Vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video.